programma è di farti comprendere che tu non sei il risultato di una casualità evoluzionista. Tu sei speciale, sei stato creato a immagine e somiglianza di Dio e Lui ha un progetto per la tua vita. L'episodio di oggi si intitola L'astronomia e il Big Bang. La Bibbia ha una conoscenza perfetta. Oggi a creazione nel XXI secolo voglio parlarvi di un argomento molto importante per la mia vita. Sapete, avendo usato nel passato questi grandi telescopi che vedete qui nel programma, ho potuto osservare l'universo. E più facciamo ricerche sullo spazio, più comprendiamo quanto poco sia quello che conosciamo sul cosmo. Voglio parlarvi di alcune cose importanti e utili per condividere il Vangelo con gli altri, cose riguardanti la creazione, che dichiarano la gloria di Dio e che ci rivelano che la Bibbia ha una conoscenza perfetta fin dall'inizio. Chiamate ora tutti i vostri amici, familiari e conoscenti per sintonizzarsi sulla TCI. Non dimenticatevi di registrare questi episodi ogni settimana per vederli insieme ai vostri figli, mentre conosciamo sempre cose nuove e incredibili per la creazione di Dio. Se avete perso qualche episodio potete trovarlo online in versione HD. Cominciamo guardando l'episodio di oggi de I cieli dichiarano. Avete mai desiderato di poter tornare indietro e fare alcune cose in modo diverso? Fare dei cambiamenti nel vostro piano iniziale? Voglio mostrarvi quello che tutti noi facciamo prima o poi. Tutti noi facciamo degli sbagli, ma non il nostro creatore. Guardiamo insieme. Avete mai ripensato a un lavoro o a un progetto di cui facevate parte e avete detto, è finito? Molte volte ripensiamo al passato e diciamo, se solo avessi fatto questo o quello in modo diverso. Non è stato così per il nostro Salvatore sulla croce. In greco ci viene detto che Gesù ha esclamato, Telestai, cioè è compiuto. Che cosa era compiuto? Forse dovremmo ritornare al principio di questa storia per conoscere la risposta. Vedete, leggiamo che alla fine della settimana della creazione Dio vide che tutte queste cose create erano molto buone, che in ebraico è Tov Meod. È ragionevole dedurre che tutto funzionava perfettamente così come era stato progettato. Poi il peccato entrò nel mondo quando il primo uomo e la prima donna disobbedirono volontariamente al comandamento del loro creatore. In seguito al peccato originale, la morte entrò nel mondo e fu versato il sangue degli animali per poter coprire Adamo ed Eva. Quello fu letteralmente il primo sacrificio per il peccato. In tutto il Vecchio Testamento, il sangue di tori e capre ha adombrato un processo di significato profetico. Tutto ciò divenne finito o completato in quel momento speciale sulla croce, perché la morte era richiesta come riscatto per il peccato e fu un perfetto sacrificio. L'agnello senza macchia, il Figlio di Dio. Qui è David Reeves e veramente i cieli dichiarano la gloria di Dio. Come abbiamo visto, il nostro creatore non fa errori. Nel principio Dio ha creato tutto molto buono. E quando noi esseri umani abbiamo scelto di disobbedirgli, Dio ha provveduto un piano per redimerci dalla natura distruttiva del peccato. Sulla croce, Dio ha preso il peccato su di sé. Il Nuovo Testamento ci dice che un giorno tutto tornerà a essere nuovamente perfetto. Proprio come ha promesso, avremo dei nuovi cieli e una nuova terra dove abiterà la giustizia. E quando guardiamo il cielo notturno e consideriamo le meraviglie del creatore dell'universo, è difficile pensare a come potranno essere i nuovi cieli. Credo che non sarà niente di meno che qualcosa di spettacolare. Crescendo ho maturato l'interesse per l'astronomia, la mia famiglia mi ha comprato un telescopio e una delle prime cose che feci fu di vedere da vicino questa immagine. Una cosa notevole. Poco tempo dopo iniziai a usare dei telescopi più grandi, fino a che fui in grado di usare un grande telescopio CLASS, che potete vedere qui nel programma. Riesce a vedere delle cose spettacolari, galassie lontane, nebulose, e capivo che questa passione era molto più di un hobby. E iniziai quindi a fare delle fotografie dello spazio, astrofotografia, e la bellezza e il design che ho visto mi hanno lasciato veramente senza fiato. E così come dico sempre nell'episodio, i cieli dichiarano davvero la gloria di Dio. Perciò ho dato vita al ministero di David Reeves per condividere con tutti voi l'Evangelo e proclamare la gloria di Dio con la scienza. E da quel momento in poi sono stato in tutto il mondo per parlare di questo argomento nelle chiese, nelle conferenze, con ricerche scientifiche che confermano gli eventi biblici. Ho avuto il privilegio di scrivere libri a riguardo e fare documentari che hanno vinto dei premi. E tutto questo è stato davvero una benedizione. Da quel momento in poi ho avuto l'onore di lavorare con alcuni tra i migliori scienziati al mondo che credono nella Bibbia, sia nei laboratori che sul campo. E noi portiamo questi programmi con la TCI in milioni di case in tutto il mondo, inclusa la vostra in questo momento. È di questo che parliamo a creazione nel XXI secolo. E mentre iniziamo l'episodio di oggi prendiamo in considerazione le parole del salmista, il re Davide.
Quando io considero i tuoi cieli, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai disposte, che cos'è l'uomo perché tu ne prenda cura? O Signore, Signore nostro, quanto è magnifico il tuo nome in tutta la terra. Tu hai posto la tua maestà nei cieli. Perciò in questo episodio di creazione nel XXI secolo faremo proprio questo, considereremo i cieli. Ci sarà con noi oggi James Worrell, un caro amico che fa parte del club degli astronomi e presenzia agli Star Parties, incontri per astrofili che si tengono qui a Dallas. Quindi unitevi a me per conoscere il mio caro amico James Worrell. Grazie per essere venuto. È un onore essere qui con voi, grazie. Anche per noi, bene. Allora, tu hai parecchi telescopi, ci puoi parlare di questi? Ne ho uno da 40 pollici, uno da 10, uno da 1,50. E funziona così per tutti, vero? Sì. Sì, so benissimo come funziona. E tu riesci a trasportare tutti questi telescopi ai diversi incontri degli Star Party e organizzi degli stand, così quando la gente ti chiede possono comprendere la spiegazione secondo il pensiero creazionista. Praticamente sì. In questi Star Parties facciamo delle spiegazioni con degli stand dove c'è anche un rinfresco e degli schermi dove spieghiamo attraverso programmi multimediali. A volte ci sono dei programmi per far conoscere il creatore dei cieli. Grandioso. E questo è quello che tutti noi dovremmo fare. Tutti noi, anche quelli che guardano da casa, possiamo fare la nostra parte per mostrare la gloria del nostro creatore. Esatto. Quindi ovviamente si inizia dalla Bibbia. La leggiamo per noi. Però noi possiamo anche condividerla con gli altri, possiamo parlarne alle altre persone. E per esempio attraverso questo programma siamo solo alla punta dell'iceberg delle migliaia e dei milioni dei diversi aspetti che riguardano la creazione in tutte le cose che vediamo intorno a noi. Sì, e credo che quando una persona ha quel momento in cui arriva a vedere Saturno, sai che intendo? Ah, certo. Quel momento in cui vedi Saturno attraverso il telescopio, una cosa è vederlo nel libro, ma quando lo vedi per la prima volta al telescopio, questo cambia il tuo modo di vedere i cieli. Dio ha creato tutte queste cose che noi non guardiamo mai nei cieli, ma quando lo facciamo sentiamo Dio vicino a noi. E questo gli dà così tanto onore e gloria. Sai, James, questo è il motivo per cui la frase finale di ogni mio episodio è «Continua a guardare in alto». Cioè, come sai, c'è bisogno che guardiamo al ritorno del nostro Salvatore, ma abbiamo anche bisogno di guardare alla creazione e ai cieli che Dio ha provveduto per noi, perché sono una cosa spettacolare. E questo è quello di cui vogliamo parlare oggi. È la sua opera, no? Sì, certo. E in pratica quello che facciamo è capire che la Bibbia ha una conoscenza perfetta riguardo quelle perle preziose della vera scienza che vi sono nascoste, quelle informazioni precise che si trovano in tutte le parti della scrittura. Io ho usato alcuni di questi telescopi per fare delle fotografie astronomiche e attraverso questo telescopio ho fatto delle foto come queste. Caspita, non sono bellissime? Sì, bellissime. Guarda quel colore autentico della nebulosa del Grande Orione. Tutti i dettagli che si vedono sono davvero lassù. Questa foto in particolare è stata scattata dal telescopio dietro di me. C'è bisogno, è un'arte, ci vogliono anni di esperienza per fare una foto del genere, però non è una cosa difficile da raggiungere. E infatti la NASA, il telescopio spaziale Hubble, ha fatto delle foto incredibili. Questa è la nebulosa Rosetta. L'ho fatta alcuni anni fa. Sembra una rosa, vero? Sì, è vero. Questo è il transito di Venere sulla superficie del Sole. Accade una sola volta nella vita. È un evento veramente molto raro. Venere si sta muovendo qui, sulla superficie del Sole. E cose come queste, quando le possiamo riuscire a catturare, diciamo, guarda, sono incredibili, incredibili. Sai, David, noi siamo stati l'unica organizzazione cristiana che ha la foto del transito di Venere. C'era un grande gruppo di astronomi che si era riunito nei club locali e quando si sono dissolte le nuvole ed è apparso questo, abbiamo potuto condividere il Vangelo con le persone. Wow! È una cosa veramente incredibile, un'esperienza che accade una sola volta nella vita. Non si comprende che si hanno soltanto pochi minuti per fare quella foto ed è fatta. È una cosa che rimane per tutta la vita. Infatti, questo è un meteorite che lascia un segno nel cielo. Questa è, a dire il vero, è un'eclisse lunare di una superluna completa, un evento molto molto raro che ho potuto catturare. È una di quelle cose in cui, sai, Dio si mette a fare delle cose straordinarie. Stava piovendo prima che si arrivasse a questa eclisse totale. C'è questa eclisse e poi le nuvole scompaiono. E così ho potuto scattare. Una delle cose che aspettavi ed è spuntata all'improvviso. Sì, sì. E ora quello che vorrei fare è guardare alla struttura dello spazio-tempo e comprendere come la materia potrebbe funzionare. Perché Einstein ha presentato tutta questa idea dello spazio-tempo. Stava cercando di spiegare come funziona la gravità. Quindi è una cosa complicata, con tre dimensioni, una cosa super complicata. Poi però la si riduce a due dimensioni. Guardiamo il video.
Nel 1950 Albert Einstein ha pubblicato la sua teoria della relatività generale, che descrive la gravità come una proprietà geometrica dello spazio e del tempo, spazio-tempo, o struttura dello spazio. Secondo la teoria, gli oggetti composti di materia incurvano lo spazio-tempo in proporzione alla loro propria massa. Oggetti più pesanti curvano lo spazio-tempo di più rispetto agli oggetti più leggeri. L'attrazione gravitazionale è spiegata con degli oggetti che seguono semplicemente la curvatura dello spazio. Ci sono comunque altre teorie che provano a spiegare la gravità. La teoria di Einstein è forse la più completa. Quello che ho fatto qui è distendere lo spazio del tessuto spandex intorno a una zona circolare. Questo tessuto rappresenta grosso modo un modello bidimensionale dello spazio-tempo. Guardiamo come reagiscono gli oggetti mentre li mettiamo in questa condizione di spazio-tempo e usiamo il principio del momento angolare mentre li mandiamo in orbita intorno a una massa centrale. Come potete notare, qui ci sono due sfere di dimensioni diverse che ruotano intorno l'una all'altra. E ve lo mostro a rallentatore. Potete vedere queste due sfere che ruotano intorno come la Luna ruota intorno al pianeta. Stanno ruotando intorno a una massa centrale che rappresenta il Sole. Perciò, da qui possiamo comprendere come funziona il nostro universo. Possiamo vederlo. Con un'orbita ellittica in un ambiente privo di attrito, il momento angolare si conserva mantenendo gli oggetti in un'orbita continua. Perciò, quando c'è stata la prima missione sulla Luna, si è usato quello che viene chiamato manovra di ritorno libero. Uno schema a forma di otto che fa sì che un'orbita che arrivi alla Luna torni poi indietro verso la Terra. Vedete? Mandano queste sonde a fare quest'orbita fino a ritornare di nuovo sulla Terra. Una distorsione dello spazio-tempo comporta accelerazione e riporta gli oggetti alla direzione originale. Questo è un esempio di una di queste sonde che va intorno alla Luna. Viene lanciata verso la gravità lunare, sta quasi per toccare la Luna. Poi però la gravità lunare, così come abbiamo visto negli esempi, attira la sonda verso la Luna e la sonda ritorna verso l'orbita della Luna. È con questo principio fisico che Dio ha permesso che l'universo funzionasse, affinché noi potessimo osservare la realtà che ci sta intorno. È una cosa davvero notevole. La Bibbia sembra abbia una conoscenza perfetta, ne parla molte volte. In Isaia 40 si legge: egli distende i cieli come una cortina. In Zaccaria 12 dice: oracolo, parola del Signore, che ha disteso i cieli e fondata la terra. Ci sono molti riferimenti in tutta la scrittura riguardo a questa distensione. E quindi quando noi vediamo un pezzo di spandex disteso con un bordo, possiamo farci un'idea di come i cieli siano stati distesi. Qualsiasi oggetto ci ritroviamo lì sopra, su quello spandex disteso, farà distendere la struttura. Beh, è interessante dare un'occhiata alla storia del Big Bang riguardo a questo concetto. Nel 1912 ci fu un uomo di nome Vesto Slipher, il quale utilizzò i telescopi dell'osservatorio Lowell, Flagstaff. Disse: aspettate un attimo, queste galassie, queste grandi galassie che sono al di fuori della Via Lattea, rispetto a dove viviamo, sembrano correre via da noi. Perché? Beh, nessuno lo sapeva a quel tempo, ma in quello stesso periodo ci fu un uomo in Belgio chiamato George, il sacerdote, George Lemaître, che disse: sì, hai ragione. E che cosa accadrebbe se le galassie scappassero via da noi per casualità? Cosa accadrebbe se i cieli fossero distesi? Tutto si estenderebbe fino ad essere lontano da noi. Si è discostato troppo. E infatti è da qui che si è ripreso il concetto del Big Bang. Ha detto che i cieli si distendono proprio come dice la Bibbia, a quanto pare sta dicendo proprio questo. E che cosa accadrebbe se all'inizio dei miliardi di anni del passato tutto fosse compresso come un uovo cosmico? Lo definisce così. Questo è discostarsi di molto dalle scritture. Quindi nel 1929 Edwin Hubble, da cui prende il nome il telescopio spaziale, disse a Lemaître: sì, hai ragione, sembra esserci una distensione nei cieli. Ed è qui che si arriva alla legge di Hubble, la costante di Hubble. L'idea di un universo che si espande è diventata molto popolare da quel momento in poi. Prima di questo concetto la gente credeva nella teoria dello stato stazionario. E in pratica il concetto di questa teoria era che la materia veniva continuamente generata e questo non c'entrava con il concetto della distensione. Quindi eravamo nel 1949. Questo è un astronomo inglese, si chiamava Fred Hoyle. In un'intervista radio alla BBC stava parlando male della teoria del Big Bang. In quel tempo questa teoria non aveva questo nome. E Fred disse: beh, questa idea del Big Bang, e quella era la prima volta con cui questa teoria era chiamata così. Fred stava effettivamente ridicolizzando quell'idea. Però il concetto dei cieli che si estendeva era ormai diventata una cosa popolare.
E durante quello stesso periodo, Albert Einstein stava lavorando su un modello di relatività per modificare la sua teoria della relatività generale, perché diceva: alcune cose della teoria dello stato stazionario non combaciano con i miei calcoli. Diceva: il pensiero di Hubble, cioè la legge di Hubble, è chiaro, perciò io non devo modificare la mia teoria. Perciò andò all'osservatorio di Monte Wilson per congratularsi con Edwin Hubble per le scoperte di quest'ultimo e disse: mi hai risparmiato da un sacco di calcoli in questo punto. Sembra che l'effetto Doppler, l'effetto batocromo delle galassie lontane, possa indicare una distensione dei cieli. E come sai, oggigiorno troviamo cose come i quark, i leptoni, il bosone di Higgs, la particella di Dio, che non è affatto la particella di Dio. Ne abbiamo parlato negli episodi precedenti. Beh, e troviamo tutte queste cose. Credo che la base di tutte queste cose sia il fatto che non dobbiamo sorprenderci di avere un effetto Doppler. La Bibbia parla della distensione dei cieli in moltissimi passaggi, perciò la Bibbia ha una conoscenza giusto, perfetta. Prima che noi lo sappiamo. Infatti, non è una grande notizia? Incredibile. Ok, la Bibbia appoggia quella che è la parte buona della scienza, giusto? Vero. E che cosa ne pensi dell'evoluzione? Credi che l'evoluzione si appoggi a una scienza empirica e verificabile? No, la maggior parte delle volte le teorie evoluzioniste non possono essere verificate. Esattamente. Né c'è la possibilità di riprodurre questa teoria. Ottima osservazione. Ora guardiamo un video su come l'evoluzione si scontra con la verificabilità della buona scienza. Il dizionario Webster definisce la religione come una causa, un principio, un insieme di credenze a cui ci si aggrappa con passione e fede. Gli evoluzionisti credono molte cose. Credono che ci sia stato un inverificabile Big Bang 14 miliardi di anni fa. Credono che questo evento abbia portato alla formazione di tutte le stelle e i pianeti. Credono che gli esseri umani si siano evoluti durante milioni di anni da un misto casuale di elementi. Il dizionario ci fa comprendere che per avere una religione, queste credenze devono aggrapparsi alla fede. L'evoluzione è un dato di fatto? Ebbene, nessuna di quelle credenze sono dati reali. Una buona scienza empirica è osservabile e riproducibile. Nessuno è stato testimone del Big Bang 14 miliardi di anni fa. Non si possono nemmeno riprodurre concetti del genere per essere verificati nei laboratori. Finora non ci sono state delle prove osservabili e confermate riguardo la formazione di una stella. Ci vorrebbero forse migliaia o milioni di anni per documentarsi su questo. È una cosa altamente teoretica e accettata per fede. Nei laboratori non siamo mai stati in grado di creare la vita da ciò che non ha vita, nonostante milioni e milioni di test nelle migliori condizioni possibili. Questo è anche una credenza che si basa su una fede. Tutte queste credenze necessitano di molta fede e i loro sostenitori si appoggiano a queste teorie con molta passione. Che cosa rende l'evoluzione tutto ciò? Qui è David Reeves. E veramente, i cieli dichiarano la gloria di Dio. Guardando il video, non sembra che l'evoluzione sia più una religione che una scienza? Esattamente, calza tutto perfettamente. È vero. E io ho qui in mano un pezzo di meteora. È quella che viene definita una stella cadente. Esatto. Questo è qualcosa che possiamo effettivamente osservare. Possiamo vederlo, analizzarlo. Abbiamo visto delle stelle esplodere, le abbiamo viste come delle supernova. Le abbiamo viste distruggersi e sgretolarsi con i pezzi che volavano via. E in effetti le abbiamo viste colpire la nostra atmosfera. Alcuni di questi pezzi sono arrivati fino alla Terra sotto forma di roccia molto spessa. Questo è solo un pezzo di una roccia molto più grande che si trova al campo del cielo in Argentina. Il campo del cielo è quasi interamente di ferro. Si possono vedere qui anche delle parti corrose del ferro. Queste sono cose che possiamo osservare, analizzare. Questa è la vera scienza, no? Sì. Non abbiamo mai visto come si forma una stella. E come si può spiegare una galassia di stelle se non si è nemmeno in grado di osservare la formazione di una sola stella? Esatto. Questo è quello che questi scienziati vogliono dirci in libri e nei programmi in televisione. Parlano di un vivaio stellare. Sì. Perciò le parole che usano sono in effetti sbagliate. Perché non avendo visto una stella formarsi, come pensano di poter conoscere questi vivai? Credo che siano spiegazioni fuorvianti. Bene, sono d'accordo. Usano una terminologia fuorviante. E poi, in campo scientifico, parlano di queste cose come possibili, dicendo: noi crediamo secondo
delle teorie, cioè... Esatto. È come se mettessero queste parole chiavi nel discorso, mettendosi così in salvo, ma alla fine questa teoria viene presentata come un dato certo. E molte persone che guardano o leggono queste teorie... Si vantano delle bellissime illustrazioni e interpretazioni che ne danno. Fanno sembrare il tutto come se fosse la verità di quello che accade e di quello che è davvero la realtà, cose che non possiamo neanche vedere. Sì, è vero. Plutone, adesso considerato per il modo in cui sembra, se si torna indietro nel tempo si vedrà com'era la sua superficie e si noterà come non è più com'era se si mettono le due foto vicine. Sì, è una buona osservazione. Se sbagliano su questo, come possono questi scienziati essere ingannati dal concetto dei miliardi e miliardi di anni luce lontani? Assolutamente. Questo è collegato al prossimo argomento, perché Giobbe 22,12 dice: Dio non è forse lassù nei cieli? Guarda lassù le stelle quanto sono in alto, come stanno in alto. La Bibbia ha una conoscenza perfetta? Certo. Le stelle sono veramente lassù? Certamente. Bene, tra le costellazioni più piccole vediamo nella zona sud, guardiamo la Croce del Sud. E noi la vediamo lì. Accanto ad essa vediamo l'Alfa Centauri. L'Alfa Centauri è un sistema stellare vicino a Proxima Centauri. È il sistema stellare più vicino al nostro sistema solare. C'è il Sole e il sistema stellare attorno. Lontano 4,2 anni luce dalla Terra c'è Proxima Centauri. Immaginiamo di comprimere il Sole alla misura di un granello di sabbia. Sarebbe abbastanza piccolo, no? Certo. Il Sole è più grande della Terra di 109 volte. Wow. Perciò se lo portassimo alla misura di un granello di sabbia, Proxima Centauri sarebbe distante solo 7 chilometri da quel granello di sabbia. 7 chilometri se il Sole fosse come un granello di sabbia. 7 chilometri se lo riducessimo alla misura di un granello di sabbia. Sì. E questa è una cosa che lo rende proporzionato adesso. Perciò un sacco di astronomi usano questi termini come anni luce, parsec, anche se non riesco a comprendere queste distanze. E un'altra buona analogia è guardare alla nostra navicella spaziale più veloce, la Voyager, e alle sonde spaziali New Horizon. Adesso stanno viaggiando fuori dal nostro sistema solare mentre parliamo, è giusto? E viaggiano a circa 40.000 miglia all'ora. 40.000 miglia sono all'ora. Veloci, no? E sembrano veloci. Se andassimo vicino alla stella più vicina a noi, raggiungeremmo Proxima Centauri 70.000 anni più tardi. E noi guardiamo cose come la nebulosa Aquila. È distante 7.000 anni luce dalla Terra. Ci vorrebbero 117 milioni di anni per raggiungerla viaggiando alle più alte velocità delle nostre navicelle spaziali. Per l'ammasso globulare di Ercole ci vorrebbero 419 milioni di anni viaggiando a una velocità enorme. A 40.000 miglia all'ora. Andromeda, distante 2,7 milioni di anni luce, contiene oltre trilioni di stelle. E ci vorrebbero 48 miliardi di anni per raggiungerle. Lascia che ti faccia un altro esempio. Quando parliamo della galassia di Andromeda, è come se prendessimo tutte le galassie e le comprimessimo in un CD, un DVD o una cosa simile. La galassia di Andromeda sarebbe distante 2,5 metri. Incredibile. Non molto lontana. Parliamo di galassie con parecchie centinaia di miliardi di stelle compresse della misura di un DVD. Esatto. È una buona prospettiva. Ora, c'è un'ultima cosa di cui parliamo. Credo che le stelle stiano abbastanza in alto. Sembra che la Bibbia abbia una conoscenza perfetta. Per concludere, ti ho portato un telescopio in miniatura. Ok? Il telescopio più piccolo che abbia mai visto. Genesi 15 dice: guarda verso il cielo e conta le stelle, se le puoi contare. Gli astronomi hanno provato a calcolare le stelle nell'osservatorio delle università, ne è uscito fuori che sono 10 sestilioni, il numero 10 con 21 zeri dopo. In Geremia 33 leggiamo che l'esercito del cielo non può essere contato. Se prendi uno di questi, un microtelescopio, ok? Se prendi un microscopio così piccolo e lo tieni in alto verso il cielo notturno, puoi farlo verso lo schermo adesso, prova a trovare una stella. Poi indirizzalo in mezzo a due stelle. Non vedrai nulla tranne l'oscurità dello spazio. Quel piccolo vetro con il quale vedi attraverso il tuo minuscolo microscopio ci dà un'idea della misura con il telescopio Hubble, con il quale è stata scattata quella foto. Ha fatto foto per 11 giorni, lente dopo lente. E dopo 11 giorni, quello che ha visto sono 10 migliaia di galassie. Non una stella, ma galassie. Ognuna di queste contengono parecchie centinaia di migliaia di stelle. Questa è una cosa spettacolare. E la cosa spettacolare è quello che leggo nei Salmi, quando c'è scritto Dio conta il numero delle stelle. Le chiama tutte per nome. Grazie per essere stato Grazie qui con noi.
So che c'è un pastorello, il re Davide, che probabilmente ne ha viste molte più di me nella terra di Giuda. E credo che dovremmo soffermarci sulle parole di questo Salmo 19, quando dice: i cieli dichiarano la gloria di Dio e il firmamento annuncia l'opera delle sue mani. Un giorno rivolge parole all'altro, una notte comunica conoscenza all'altra. Non hanno favella né parole, la loro voce non si ode. Così come Davide della Bibbia, anche tu puoi guardare agli stessi cieli, ascoltare la loro voce, proclamare la gloria del nostro Creatore. E ti dirò una cosa, il Creatore è Gesù Cristo. Tutte le cose sono state fatte da Lui e con Lui, e questo significa anche tu ed io. Nel principio Dio voleva che l'umanità fosse una con Lui, essere parte della sua famiglia, ma a causa della disobbedienza il peccato è entrato nel mondo e insieme a esso la morte. La Scrittura ci dice che tutti hanno peccato e sono caduti dalla gloria di Dio, tu, io, tutti, anche se ci viene detto che il nostro Creatore non vuole che nessuno perisca, ma che tutti vengano al pentimento. Se non hai mai chiesto a Gesù di entrare nella tua vita, puoi farlo adesso. Se tu confessi il tuo peccato, Lui è fedele e giusto da purificarci da tutta la nostra ingiustizia. Così come intendeva, fin dal principio, Dio vuole camminare e parlare con te. Tutto quello che devi fare è invocarlo. Quale sguardo incredibile abbiamo potuto dare ai cieli! Qui è David Reeves e fino al prossimo episodio vorrei che continuaste a guardare in alto, perché veramente i cieli dichiarano la gloria di Dio.